Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo parlare con voi della legge dell'attrazione universale. Allora, oggi volevo parlare con voi di un esercizio che dovete fare nella vostra immaginazione per darvi ciò che meritate. Ok? Allora, prima di tutto mi riallaccio all'ultimo video che abbiamo fatto sabato scorso, e cioè quello in cui parlavo appunto di come la nostra mente, come funziona e come facciamo a portare nella nostra esperienza attraverso le nostre credenze, le varie circostanze che noi non siamo consapevoli di aver seminato, quei semi che poi raccogliamo, perché noi seminiamo in ogni attimo della nostra vita, della nostra esperienza, e di conseguenza bisogna osservare la nostra attività mentale, osservare i pensieri a cui noi diamo la nostra attenzione. È molto molto importante essere osservatori. Obiettivamente dobbiamo osservare i pensieri che intratteniamo, e questo non sarà mai sottolineato abbastanza. Non mi stancherò mai a dirvi quanto è importante osservare dove focalizzi la tua attenzione, perché è come puntare la bacchetta magica. È molto facile scivolare in schemi di pensiero che possono ostacolare il raggiungimento dei nostri desideri, dei nostri obiettivi. Naturalmente diventa facile dopo incolpare gli altri o attribuire le nostre frustrazioni a cause secondarie che noi pensiamo che siano così. Vi faccio un esempio personale di quello che dicevo e quello che pensavo, che quando sono diventata consapevole di ciò che dicevo e ciò che pensavo, mi sono resa conto che cambiando il dialogo e i pensieri è cambiato il risultato, la circostanza fuori. Praticamente continuavo a dire stupidamente: sono sempre in ritardo. E iniziavo già a pensare in anticipo: ecco, arrivo sempre in ritardo, sono sempre all'ultimo momento. Poi, quando mi sono resa conto che effettivamente si stava manifestando ciò che stavo dicendo, quando sono diventata consapevole nell'osservare i miei pensieri e la mia attività mentale, mi sono resa conto che appena ho cambiato il dialogo interiore, i miei pensieri, di conseguenza, dicevo: non sono più in ritardo, non ho più ansia, sono più rilassata, e non solo faccio le cose meglio e le faccio nel tempo previsto. Di conseguenza scendo con calma da casa, mi faccio la mia passeggiata, arrivo, magari mi fermo qualcuno per strada, mi chiede qualcosa e ho tempo. Tante volte arrivo in anticipo delle mie ragazze e tante volte arrivo con loro. A meno che, non ripeto, non ci sia qualcuno che mi fermi per strada. Ma per dirvi, con questo basta solo fare attenzione a ciò che pensiamo, essere osservatori di ciò che è la nostra attività mentale e ciò che è il nostro dialogo interno. E questo vuol dire meditare. E di conseguenza ho iniziato a dire: ma no, è facilissimo, non importa quando arrivo, che importanza ha, non importa, perché sono sempre in anticipo, faccio sempre le cose con calma e sono sempre in anticipo. E pensate, quando iniziate a vedere i vostri pensieri, quindi non scoraggiatevi se trovate che le vostre conversazioni interiori non corrispondono al modo in cui vi sentireste se
se aveste raggiunto il vostro desiderio. È molto importante che se tu vuoi avere quella casa, se vuoi comprarti quella macchina, devi entrare in quella scena in cui è già tua. E anche il dialogo interno deve essere in linea, perché se stai guidando la macchina che è vecchia, invece di puntare la tua attenzione su quello che è, parlare di come sei felice di quella macchina, di quella casa, di come ti senti bene, e di conseguenza il dialogo interno deve seguire ciò che tu stai chiedendo, ciò che tu vuoi portare nella forma, per cui stai pregando, e di conseguenza scendere nella casa del vassoio e vedere ciò che state facendo. Se il vaso è rovinato, allora rielaboralo nel tipo di vaso che ti piacerà. Quando noi cominciamo a osservare i nostri pensieri, non puoi evitare la realizzazione del fatto che solo tu sei la causa di ciò che entra nel tuo mondo. Tu da solo puoi cambiare questa cosa. Io vi invito a fare questo dialogo interiore dentro di voi quando avete un problema, e sinceramente a me ha aiutato tantissimo e può manifestare facilmente ciò che desideri. Allora io inizio a dire queste cose. Questo è un sogno, questo è un sogno nella mente del creatore. Questo è un sogno nella mente di Dio e io sono sveglia in questo sogno. Io sono sveglia in questo sogno. Io sono parte di questo sogno. Io sono tutt'uno, uno con questo sogno. Sono una con la sorgente e sono una con Dio. Non c'è separazione. E di conseguenza faccio questa riflessione. Allora, se non c'è separazione, se tutto è connesso, se la fisica quantistica mi dice che tutto è entangled, è connesso, tutto è intricato, tutto è uno, e che il mondo, come mi dice la Bibbia, è dentro di me, che io sono quel lui che riflette fuori ciò che è dentro di me, e se tutto è dentro di me, nel contesto più elevato ora, allora io posso avere tutto quello che voglio, giusto? E quindi cosa mi dico nella mia mente? Allora devo darla a me stessa. Se tutto è dentro di me e io sono la sorgente di ogni cosa, allora vado dentro di me, mi sento come sarebbe se quella cosa fosse già mia, come mi sentirei, come sarebbe la mia vita, come sarebbe la mia vita se quella cosa fosse già mia, se quella cosa in questo momento fosse già mia adesso, e farei già quell'esperienza ora, sarei già in vacanza, come mi sentirei camminare su quelle strade, su quelle vie, su quelle spiagge, come mi sentirei parlare con quella persona che desidero, come mi sentirei vivere con quella persona, come sarebbe la mia vita lavorare in quel posto. Quindi cosa dico io? Vado dentro di me, sento come mi sentirei e inizio a dire: beh, se è tutto dentro di me, allora devo darla a me stessa. Io devo darla a me stesso. Ok, e come faccio a dare questa cosa a me stessa? Lo dico semplicemente così: beh, quello che desidero non è separato da me, è dentro di me, ora. E non solo è dentro di me, anche il processo che mi serve per vederlo nella forma è dentro di me. E di conseguenza, se è dentro di me, allora dico così: io sto dando la vendita di questo quadro a me stessa e la lascio andare. E dopo l'universo, Dio, il creatore, la sorgente porterà quello che formerà un ponte di incidenti, guarda caso, ci sarà qualcuno che lo guarda, qualcuno che le piace, qualcuno che mi dirà: no, Gina, sai, a me piace girato così. E nel momento in cui lo giro in quel modo, qualcuno lo vede e dice: però questa cosa mi piace tanto,
quanto costa? E l'ho venduto, ok? È così che faccio io. Questo è un esempio pratico di quello che succede nella mia vita. E vi consiglio di usare questo dialogo interno per quello che volete portare nella vita e nella vostra esperienza, perché tutti noi parliamo ogni momento di veglia, parliamo continuamente nella nostra mente. Le nostre conversazioni interiori devono corrispondere al desiderio realizzato, se vogliamo realizzare il nostro desiderio, ok? Quindi cerchi di fare un dialogo interiore come se quella cosa che tu desideri fosse già tua ora e parti dal finale. E cioè, se hai già la macchina che desideri, allora tu inizi a dire che è bella questa macchina. E senti gli altri nella tua immaginazione che ti fai i complimenti. Però la macchina mi piace tanto, è molto bella, si guida bene. Non pensavo che si guidasse così bene. E fai questi dialoghi continui su quella persona che desideri, come se fosse già lì con te, parli con lui o con te, con lei. Fai dei dialoghi, dei discorsi interiori che riflettono che il tuo desiderio fosse già realizzato. Se il nostro desiderio è quello di un lavoro migliore e ci immaginiamo di essere elogiati, che siamo complimentati, che siamo assunti con successo in una posizione meravigliosa, dobbiamo anche fare sì che le nostre conversazioni interiori siano conformi a questo fine, giusto? Dobbiamo essere sicuri che non stiamo dicendo dentro di noi qualcosa come il mio capo non crede nella promozione delle persone, oppure sarebbe già difficile trovare un lavoro alla mia età, figurati una migliore. O affermazioni di questo genere che implicherebbero che non abbiamo ciò che desideriamo, giusto? Quindi noi dobbiamo persistere nel sentimento, nel nostro atto immaginario, facendo sì che le nostre conversazioni mentali interiori siano conformi a ciò che diremmo se avessimo già realizzato il nostro obiettivo. Mi spiego? Se per esempio desideriamo possedere l'auto nuova che vi dicevo prima, potremmo immaginare un'auto nuova parcheggiata nel nostro garage o immaginare noi stessi che la guidiamo o immaginare i nostri amici che la ammirano e che ci fanno i complimenti e che ti dicono complimenti per la macchina, che bel colore, oppure che ne so io, si guida bene questo tipo di macchina, quanto consuma? Allora tu le rispondi con frasi semplici. La stessa cosa vale per la casa o per qualsiasi cosa che si tratti di una relazione amorosa, di una famiglia, per la salute, ti immagini che qualcuno ti dica: come stai bene? Non ti ho mai visto così radiosa, non ti ho mai visto così luminosa, capito? E tu gli rispondi: sì, in effetti, ogni giorno mi sento meglio, sto migliorando, sto guarendo. Dobbiamo fare in modo che le nostre conversazioni interiori riflettono il tipo di conversazione che intraprenderemo se fossimo davvero proprietari di quella casa, di quella macchina, in quella vacanza, se fossimo già una mamma o un papà di due figli o di uno, se avessimo quel tipo di lavoro. Quindi le nostre conversazioni dovrebbero consistere nel discutere della nostra macchina, delle nostre amicizie e con i nostri amici, quindi possiamo dirgli quanto consuma, come dicevo, oppure sentiamo i nostri amici che ci dicono quanto ci piace, quanto piacerebbe anche loro guidare la nostra macchina, la nostra casa, se porti la tua amica a vedere la casa, quindi senti i complimenti che ti fanno per la scelta dei mobili, per la scelta del colore dei pavimenti, per la scelta delle tende, insomma,
le nostre conversazioni interiori sono altrettanto creative quanto la nostra immaginazione deliberata del desiderio realizzato, anche se non puoi o non puoi o non vuoi o non ti senti di fare queste visualizzazioni, ma nel momento in cui tu parli deliberatamente del desiderio già realizzato nella tua immaginazione, nella tua mente, dentro di te, quindi ti arriva subito la fotografia di quella macchina, di te con quella macchina, di te in quella casa, di te con quel persona, con quel personaggio, di te in quel lavoro e così. E se sono di natura opposta possono negare ciò che abbiamo immaginato, ok? Quindi i nostri dialoghi interiori devono riflettere ciò che è già stato realizzato. Dobbiamo osservare ciò che diciamo interiormente per assicurarci che queste conversazioni coincidano con il nostro desiderio realizzato. Allora, se ci rendiamo conto che queste conversazioni interiori contraddicono ciò che vorremmo ottenere, portare nella forma, dobbiamo rivederle in modo che seguono la traccia, che seguono la scia, che indicherebbe che abbiamo già ciò che desideriamo o che siamo già in possesso o la persona che desideriamo essere. E di conseguenza, se vuoi diventare un bravo attore, allora devi farti questi dialoghi che riflettino ciò che tu desideri, riflettono che gli altri ti facciano i complimenti nella tua visualizzazione e che tu fai complimenti a te stesso che tutto è andato bene, che quella audizione è stata perfetta, che non hai sbagliato una battuta, che tutto è andato come doveva essere, esattamente, che il dialogo interiore deve riflettere esattamente ciò che tu vuoi portare nella forma. Mi spiego? Non mi stancherò mai di dirvi che tutto parte dall'amore che hai verso te stesso e che tu puoi entrare facilmente, puoi salire su quelle frequenze nella vibrazione giusta partendo dall'amore che provi per te stesso. Se ami te stesso, sapendo chi sei, perché non mi stancherò mai di dirvi che noi non siamo questo personaggio, questo corpo, che noi abbiamo questo corpo, che noi non siamo questa mente, che noi abbiamo questa mente come uno strumento. Noi siamo lo spirito eterno e divino che alloggia temporaneamente questo corpo, lo spirito infinito, lo spirito eterno, ok? E che ha questa mente, questo corpo come due strumenti. Allora, quando sai quello che desideri, dallo a te stesso, perché tu sei la fonte di ogni cosa. E questo è un sogno nella mente del creatore, nella mente di Dio, dell'universo. Ed io sono sveglia in questo sogno. Io sono parte di questo sogno. Io non sono separata. Non c'è separazione. Tutto è dentro di me ora, adesso. Non c'è da nessuna parte. È qui. Nel contesto più elevato, io sono su un'altra frequenza, quindi io vado lì. E questa cosa la voglio dare a me stessa. Mi sono spiegata? Spero che questo video, questa saggezza, vi possa aprire di più verso la meraviglia e la bellezza di ciò che siete veramente. Grazie a tutti e a tutti voi una meravigliosa esperienza di vita. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao.